Nuovo appuntamento con la nostra pagina sportiva. Iniziamo in apertura di questa edizione con il mistero che prosegue circa il nome dell'attaccante che serve a completare la rosa. Dalla città di Sant'Antonio non ne vogliono sapere di dare il semaforo verde a Bortolussi. Nelle ultime ore è spuntata la pista di Rosafio. Intanto Iori potrebbe tornare a Lumezzane. Domani la presentazione di Righetti in Amaranto. E Marco Rosafio, il nome nuovo che i rumors di mercato danno sui radar dell'Arezzo, il DS Cutolo lo conosce molto bene. Rosafio è in uscita dalla SPAL, cittadinanza svizzera. Il giocatore vanta una bella esperienza italiana con il Cittadella in Serie B, mentre è stato tra i protagonisti della promozione in B del Reggiana. Nella passata stagione era Messina, il tormentone dell'attaccante dovrà essere risolto entro il 30 di agosto. Troise necessita di un'alternativa. E non c'è bisogno di ribadire un concetto già noto. Un altro ex Messina che piace è l'esterno destro Catania, ma il ragazzo è reduce da un infortunio serio che ha condizionato la passata stagione. Tornando all'attaccante, la pista Bortolussi sembra al momento chiusa, visto che il Padova ha blindato il giocatore che resta sempre in scadenza. Nella lista rimangono da una parte Finotto e dall'altra Cianci. Intanto da Lumezzane non escludono il possibile ritorno di Iori, mentre domani scopriremo Righetti che arriva dalla cittadina lombarda. Rimaniamo sempre in casa Amaranto, una partita di grande sacrificio per il centrocampista ghanese. Nelle fasi della partita, l'intraprendenza dei centrocampisti dell'Ascoli ha creato non pochi problemi. Risultato che è la cosa che conta. L'Arezzo ha vinto e questo è un grande punto fermo da cui ripartire. È stata una partita difficilissima dall'inizio, essendo che siamo già partito da svantaggio, quindi era dura ribaltare il risultato, però i ragazzi ci hanno messo tutto per ribaltare subito la situazione, quindi per noi questa vittoria è fondamentale per noi. Senti, cioè, siete un po' abituati a questo, anche a Pesaro era successo lo stesso spartito, lo stesso film. Sì, la settimana scorsa è successo la solita cosa, però in questo momento noi dobbiamo cercare di non andare in svantaggio perché tante partite appena comincia la stagione sarà difficilissimo a ribaltare, quindi è meglio ripartire subito già in vantaggio per noi e poi il resto vediamo, però purtroppo è andata così, quindi per vincere la partita ci vuole sempre la grinta e i ragazzi che ci mettono tutto, quindi per noi siamo contenti per questa vittoria. Senti, tra 7 giorni è già campionato. Come? No, adesso c'è piedi per terra, speriamo il prossimo, pensiamo ai prossimi partita che arriva. Noi in questo campionato l'anno scorso abbiamo fatto molto bene, cioè, arrivando ai playoff quest'anno dobbiamo cercare di arrivare più in là dell'obiettivo dell'anno scorso, secondo me, quindi vedendo i compagni, vedendo la squadra, possiamo fare meglio. Quindi in questo momento abbiamo un allenatore in gamba che ci sta dando tutto quello che ha, quindi noi dobbiamo solo cercare di seguire il mister e cercare di applicare tutto quello che i concetti suoi in campo e poi cercheremo di togliere le belle soddisfazioni alla fine dell'anno. Sabato, l'ultima amichevole della settimana con il Foiano al Brilliperi, poi per i rossoblù, ci sarà la prima di Coppa domenica 1 settembre. Si concluderà sabato 24 agosto la settimana di amichevoli per il Montevarchi, che ha già portato buoni segnali in casa rossoblù. Lelli stilerà il bilancio nel weekend, ma già ora c'è una buona base su cui lavorare. Sono felice, credo che stiamo procedendo nella maniera giusta. Dispiace per dispiace per Cristian Farini che ha avuto un brutto infortunio, però sono cose che capitano e quindi il bilancio è positivo, però dobbiamo ancora continuare a lavorare. Cosa manca a questa squadra per cercare magari di andare anche un po' al di là delle aspettative? Ci sono i presupposti? Nell'ambiente si dice che potrebbe essere la sorpresa quest'anno in Montevarchi. Ma è difficile dirlo, non conoscendo, penso nessuno conosca profondamente le altre squadre, come non le conosco io e non le conosciamo noi, quindi è difficile fare dei pronostici. Io credo che noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e al quotidiano. Martinelli, Farini e Ruffini, i tre infortunati di questa preparazione, tutti fuori a causa di traumi.
traumi ricevuti in allenamento o in partita. Vere e proprie tegole in vista dell'inizio stagione. Problemi muscolari non ce ne sono stati, quindi sia Sean Martinelli una lussazione alla spalla, sia Christian Farini e Rufini due traumi dovuti a torsioni, ginocchio e caviglia, quindi insomma credo che sia proprio più che sfortuna per i ragazzi che per qualità del lavoro, visto che veramente sono state cose fortuite. Gianvito Pertica, dopo una lunga trattativa, è ufficialmente un giocatore della San Giovannese. Lo ha reso noto la società con un comunicato apparso sui profili social. Con il suo ritorno si alza dunque il tasso tecnico della formazione. Centrocampista centrale è pronto ad adattarsi a molteplici soluzioni tattiche in base alle esigenze del mister. Prima annata con i grandi per Tommaso Parisi, il giocatore arrivato dall'Arezzo vestirà la maglia della Castiglionese. Tommaso Parisi, un altro dei volti nuovi della Castiglionese, 24-25, arrivi dall'Arezzo, per te è una stagione importante, sei al primo campionato con i grandi. Esatto, sì, io ci tengo molto a far sapere, comunque ringrazio la società che mi ha voluto e che ha puntato su di me, io cercherò di dare il massimo, ecco, e quindi di non sprecare questa opportunità. Ecco. Tra l'altro le quote sono molto importanti, quindi tu assumi anche un valore anche sotto l'aspetto strategico doppio. Esatto, sì, e le quote in queste categorie fino alla Serie D insomma sono obbligatorie, quindi io mi devo mettere in tutte le posizioni che posso ricoprire per dare una mano anche al mister a fare le sue scelte, e quindi io darò il massimo per fare tutto. Ecco. Ecco, le tue caratteristiche, sei un centrale di centrocampo. Sì. Centrocampista che faccio mezzala, ma anche mediano, dipende anche dal mister e dalle sue scelte. Ecco. Ecco, campionato di grande importanza, l'eccellenza, e quindi dovrai alzare la tua asticella, non solo tecnica ma anche agonistica. Sì. Infatti sono sempre stato dalle giovanili, quindi questo è un salto molto importante per me, è importante farlo bene, capire il mondo dei grandi per far sì che riesco a svolgere al meglio l'annata. Ecco. Come si suol dire, in bocca al lupo. Crefi, grazie. L'altro giorno chi c'era lì? Passiamo adesso alla pallacanestro, due giocatori per ogni ruolo e spazio ai giovani che dovranno insidiare i titolari per un posto in campo. È la strategia targata Scuola Basket Arezzo per la prima squadra che si appresta ad affrontare la stagione 2024-2025. È un momento importante, siamo all'inizio con il raduno al via, intanto le sensazioni e soprattutto un giudizio su come ha operato la società per questa prima fase con il mercato. Quest'anno è un inizio anche un po' insolito perché c'è proprio da ricostruire una squadra intera, sono solo due di quelli un pochino più esperti che sono rimasti nella prima squadra, quindi troveremo anche un po' di difficoltà nell'amalgamare i nuovi giocatori. Devo dirti che però da un primo screening così visto in 10 minuti sono colpito anche dalle qualità tecniche che mi avevano ovviamente detto, e quindi sinceramente questa parte qua mi crea meno ansia. Ovviamente, come ho già detto in altre occasioni, La nostra non è una corsa alla vittoria per forza, dobbiamo fare un buon campionato perché rappresentiamo nella pallacanestro la città di Arezzo e a me non va di fare figuracce, quindi sicuramente avendo visto anche il roster degli altri sinceramente sono abbastanza tranquillo, diciamo. Ovviamente presumo che verremo fuori nella seconda parte del campionato, anche se sarebbe meglio partire subito bene perché è corto il campionato. Il lavoro che abbiamo fatto è molto semplice, nel senso che abbiamo cercato insieme a Alessio Fioravanti di avere almeno due giocatori per ogni ruolo, pronti ad entrare in campo senza tante remore, e in più inserendo quelli che sono il meglio nel nostro settore giovanile, tranne quelli che abbiamo dovuto dare ad altre squadre. E anche loro devono essere pronti, questo è il loro anno, dobbiamo ricostruire un'ossatura retina per forza, quindi io ho già detto a loro che devono dare il massimo.
Ufficializzato il girone della Futsal nel campionato di calcio a 5, l'obiettivo per il sodalizio azzurro resta la salvezza. Presidente Serafini, contento del nuovo girone? Qualche chilometro in meno da fare c'è? Sì, diciamo, fortunatamente hanno confermato il girone l'anno scorso, quello tosco-emiliano, e quindi a livello logistico sicuramente è una scelta che ci aiuta, però dall'altro canto c'è una qualità delle squadre veramente quest'anno elevata, perché ci sono 5-6 squadre che hanno allestito roster veramente importanti, sia le toscane ma soprattutto le emiliane, neopromosse che hanno preso giocatori del Bologna. Quindi niente, noi diciamo abbiamo notevolmente ringiovanito l'organico, però l'obiettivo è quello sempre di rimanere in categoria, perché questa categoria per noi è veramente importante, quindi già poterci rimanere sarebbe tanta roba. Rispetto quindi ai playoff di un paio d'anni fa si abbassa un pochino l'asticella, no, logisticamente? Non è che si abbassa, è che un girone a 12 squadre con 3 retrocessioni diventa importante partire con l'obiettivo minimo di mantenere la categoria. Poi come tutti gli anni strada facendo noi l'obiettivo ce le poniamo volta a volta e sicuramente, ripeto, abbiamo ringiovanito l'organico, ma sono certo che proveremo anche quest'anno a dire la nostra e poi vediamo. Sicuramente penso che gli ultimi acquisti che poi sveleremo più avanti, perché ora l'importante è preparare bene la stagione, ci porteranno sicuramente dote e qualità. Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude quindi questa edizione del nostro TG Sport. A tutti voi grazie per averci seguito e buon proseguimento in compagnia di Teletruria.